Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, il TG di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene aggiornati in merito alle più importanti notizie del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi dell'atteso Dragon Age Inquisition. Electronic Arts ha annunciato di recente che a partire dal 13 novembre i giocatori Xbox One iscritti al servizio EA Access avranno la possibilità di provare la versione completa del titolo per 6 ore e senza alcuna limitazione. Questa versione dimostrativa arriverà dunque su Xbox Live con ben 9 giorni di anticipo rispetto alla data d'uscita della produzione, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal 21 novembre. Nicalis ha annunciato che The Binding of Isaac Rebirth uscirà ufficialmente su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC a partire da domani, mercoledì 5 novembre. In base ad un video trapelato nei giorni scorsi, il gioco dovrebbe essere scaricabile gratuitamente per tutti gli iscritti al servizio PlayStation Plus. Il prezzo ufficiale sarà invece di $14.99 e speriamo che il cambio in euro possa essere vantaggioso. Ricordiamo inoltre che rispetto al titolo originale uscito in precedenza su PC, questa nuova versione includerà boss, oggetti, personaggi inediti e capitoli della storia mai visti prima, oltre ai contenuti dell'espansione Wrath of the Lamb. Si torna a parlare di Destiny. Bungie ha confermato nelle scorse ore che alcuni contenuti aggiuntivi saranno disponibili gratuitamente anche per tutti gli utenti che non hanno intenzione di acquistare The Dark Below, la prima espansione del first person shooter fantascientifico uscito a settembre. I prossimi aggiornamenti infatti includeranno nuove armi, equipaggiamenti, premi giornalieri e ben 5 slot supplementari per le taglie che si possono ottenere alla torre. Per quanto riguarda il DLC invece vi ricordiamo che arriverà a partire dal prossimo 9 dicembre. Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha rivelato che non saranno previsti importanti aggiornamenti per il sistema operativo di Xbox One nel mese di dicembre. Questo segna di fatto l'interruzione di una routine che vedeva la pubblicazione di update a frequenza mensile. Questi aggiornamenti, dal lancio della console di nuova generazione ad oggi, hanno enormemente migliorato la user experience ed espanso a dismisura le funzionalità dell'hardware. I possessori della console tuttavia non dovranno preoccuparsi, dato che da gennaio la casa di Redmond riprenderà i ritmi a cui ci ha abituato negli scorsi mesi. Alcuni giocatori che hanno effettuato il pre-order della versione digitale di Call of Duty Advanced Warfare per PS4 stanno riscontrando diversi problemi di download in maniera del tutto simile a quanto avvenuto nelle scorse ore su Xbox One. Sony ha comunque dichiarato di essere a conoscenza del problema, consigliando agli utenti di cancellare i dati scaricati e riprendere il download dall'inizio. Particolare attenzione va fatta infine al firmware della console, che deve ovviamente essere installato correttamente nella sua ultima versione 2.0. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo ad Ubisoft. Il responsabile della divisione giapponese della compagnia, infatti, ha dichiarato che presto sarà annunciata la data d'uscita ufficiale per The Division, l'MMO in terza persona presentato alle 3 2014 ed in arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Dopo un primo posticipo, dunque, sembra proprio che il titolo sia addirittura d'arrivo l'anno prossimo, e forse addirittura nei primi mesi del 2015. Ovviamente noi vi informeremo su qualsiasi novità, quindi restate con noi per non perdervi alcun aggiornamento in merito a The Division. Il flop odierno non possiamo che assegnarlo a Bethesda e Human Head Studio. La software house di Fallout e di Elder Scrolls, infatti, ha posto fine alle numerose indiscrezioni relative a Prey 2, annunciando definitivamente la cancellazione dell'ambizioso sparatutto fantascientifico. Il progetto in questione, infatti, non ha raggiunto gli standard qualitativi minimi imposti dalla compagnia, che si è trovata costretta a sospenderne i lavori. Il titolo era stato svelato al pubblico nel 2011, ma già da quella data le notizie hanno iniziato a scarseggiare per poi sparire completamente. Con questo è tutto per l'edizione odierna di Video Game News con il nostro TG videoludico e noi ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Ciao a tutti!